Qualche volta desiderio di fare delle domande o di riceverle, visto che il maestro è curioso anche di sapere di voi ed è stato un dialogo anche quello che ha instaurato al San Carlo con i 700 ragazzi che hanno fatto parte di questa bellissima esperienza scuola-lavoro. E allora comincio chiedendo del rapporto straordinario che ha instaurato dopo 13 anni di assenza, non solo al San Carlo ma in tutta Napoli, visitando anche aree meno fortunate, perché proprio questo lo vogliamo sottolineare anche raccontando più avanti l'esperienza della fondazione che Andrea Bocelli ha voluto istituire nel 2011, che ha fatto interventi straordinari, meravigliosi non solo ad Haiti ma anche nelle zone terremotate. Una scuola già costruita, un'altra presto sarà inaugurata. Allora maestro, Napoli, che sensazione ha avuto ieri? Calorosissimo l'applauso del pubblico al San Carlo, ma girando per la città e poi andando anche con Bolle e con Bollani a fare delle nuove esperienze, perché il maestro è curiosissimo. Allora, Napoli è una città con cui ho un rapporto antico, perché ero qui già da bambino con i miei genitori proprio nell'anno in cui ci fu il terremoto. Ma ci sono sempre tornato per la vitalità che si trova in questa città. Sarebbe banale dire che ci sono molte cose che mi piacciono a Napoli, cose che allietano la nostra tavola, ad esempio, ma non è tanto questo. Io, come tutti, ho amato profondamente la canzone napoletana, che è una tradizione musicale unica nel suo genere, perché è l'unica esperienza musicale al mondo che potremmo definire senza tempo, no? A Napoli si scrivono canzoni dal 500-600 e si scrivono oggi e non si sente la differenza, è una tradizione così omogenea, così integra che nessuno può dire, è un'esperienza unica nel suo genere. E poi ovviamente negli ultimi anni ho avuto due esperienze importanti qui al Teatro San Carlo. Il Teatro San Carlo, forse pochi sanno, che è considerato il terzo teatro al mondo per acustica, dopo il Colón di Buenos Aires e dopo il Teatro di Vienna, ed è effettivamente un teatro straordinario sia per l'acustica sia per come si presenta all'occhio del pubblico che accorre. E io ho dischi a casa che ascolto da quando ero bambino, che sono stati registrati a San Carlo di Napoli. Ricordo in particolare un Adriano Gugger con Franco Corelli, con Giulietta Seminato, con Renata Tebaldi e Ettore Bastianini. Forse molti di voi non hanno familiarità con questi nomi, ma immaginate il cast è questo, che insomma, si potrebbe paragonare a una squadra di calcio formata da, non so, Pelé, Giuseppe, Maradona e chi volete dire. Quindi entrare lì dentro e cantare lì è un'esperienza quasi mistica per un cantante. Posso dire anche ascoltare, è stato stupendo. Ecco, ho imparato come si accende questo microfono, ok, ce l'ho fatta. Io una domanda ce l'ho, perché proprio qui ci sono tanti maestri e altri si aggiungono attraverso queste lezioni, questi incontri, maestri di vita. Sicuramente Andrea Bocelli testimonia attraverso non soltanto il valore della sua musica, ma i valori che testimonia ogni giorno come persona, che si può essere persone di successo e non dimenticare gli altri, ed essere generosi in un modo istintivo, semplice e diretto. Tanto che ho saputo molte persone, già prima della fondazione, inviavano denaro al maestro perché fosse investito in modo nobile e in modo trasparente, e questo l'ho trovato stupendo. Cioè, una persona di cui ci si fida istintivamente. Ma quanto è importante la solidarietà nella vita di Andrea Bocelli? Io trovo che sia una cosa normalissima, ma non mi sembra neanche il caso di soffermarsi troppo su questa cosa, perché se ciascuno di noi camminando per la strada si imbatte in qualcuno che inciampa e cade, ovviamente si ferma per rialzarsi, è una cosa normale. E questo succede anche nella vita, e allora se si ha la possibilità di aiutare, io trovo che sia quasi un'esigenza fisica, un'esigenza psicologica, è una cosa ovvia, non mi
sembra che sia niente di strano questo. E allora poi parleremo e vedremo anche un video sulle iniziative della Fondazione, ma mi piacerebbe, visto che